Ben ritrovati di nuovo su Review in You. Oggi vado a recensire insieme a voi un passamontagna per diciamo le giornate più fredde, ideale per andare a caccia, andare a pesca, ma se volete anche per andare in motorino o anche eventualmente in montagna a sciare. Allora, ne ho guardati diversi su Amazon. Quello che mi ha convinto di più è questo che vi sto mostrando. Un prezzo veramente competitivo rispetto agli altri, parliamo di 12 euro, gli altri 25-30 euro e alla fine non mi sembravano un granché. Questo devo dire che mi ha convinto sia per il prezzo ma anche per la varietà di colori, di fantasie che sono disponibili. Allora, ve lo faccio vedere da vicino. Come vedete il materiale è un pile che tiene veramente caldo, l'ho provato ieri per fare dei lavori fuori casa e devo dire che mi teneva veramente caldo. La fantasia, come vedete, è questa, ideale per la caccia, per la pesca. Io l'ho pensato essenzialmente, qua ci sono delle foglie disegnate di rami, io l'ho acquistato essenzialmente per andare a pescare e non ho comprato il passamontagna completo che copre, diciamo, che tiene scoperti solo gli occhi, più che altro per un fattore che poi magari mi dava fastidio eccetera. Questo qua invece è molto comodo perché lo si indossa, si fa entrare passare praticamente la testa qua all'interno e poi questa parte qua vi permette di coprire il naso o solo la bocca, quindi vi lascia la possibilità di respirare direttamente a naso scoperto o a naso coperto, e poi lascia tutta la visuale aperta degli occhi, che secondo me è importante, cioè preferisco, io diciamo, in questo modo. Al lato ci sono questi due laccetti che vi permettono di stringerlo per quanto riguarda la parte qua ma anche la parte sopra, quindi andando a stringerlo si va a stringere poi qua, quindi a tenerlo saldo. Come risulta indossato? Beh, devo dire che indossato risulta perfetto, anche per la testa un po' più grande, come vedete non è un problema perché risulta veramente comodo, quasi come se si avesse un cappuccio della felpa, quindi non è stretto, è comodo e si può comunque regolare. Il materiale, come vedete, è anche spesso, quindi tiene veramente caldo e potete usarlo o in questo modo, quindi tenendolo in testa e andando a coprire la bocca, il naso e comunque il collo, o semplicemente se non avete voglia di coprirvi anche la testa, tirate in basso questa parte, quindi vi resta, diciamo, semplicemente come uno scaldacollo normale. Vi faccio vedere un attimo sul sito adesso al volo le varie colorazioni, o meglio ve le dico. C'è questa fantasia con le foglie, diciamo, poi abbiamo una fantasia mimetica militare, quindi parliamo dei classici colori militari a macchie. Abbiamo poi una fantasia che è più una colorazione mimetico militare ma arancione, marrone e verde, oliva. Una colorazione più per la neve, secondo me, perché presenta dei colori bianchi, roccia, color roccia e bastoni. E poi una colorazione che è più tendente come questa, ma più tendente sui colori grigi, più da montagna, secondo me. Quindi questi sono le varie possibilità. Potete usarlo in tantissimi modi. Io vi lascio il link in descrizione come sempre. Se avete domande non esitate a pormele. Alla prossima review.